finalmente si conclude un iter lungo. Molto lungo, quindi che abbiamo cercato quindi di velocizzare dopo il nostro insediamento, quindi anche l'insediamento del presidente quindi di Luca alla Regione. Uno dei primi atti che abbiamo fatto è proprio stato quello di sollecitare il Consiglio regionale per l'approvazione della variante al PUC, che quindi prevedeva la realizzazione di questo complesso importante quindi per la nostra famiglia, quindi l'abbattimento totale dell'ex del Due Turri, quindi la realizzazione di un complesso quindi destinato quindi ai bambini con diverse abilità. Il progetto sarà tutto finanziato con fondi privati. All'inizio c'era anche una copartecipazione pubblica, però i privati hanno preferito, siccome l'iter era molto farraginoso, hanno preferito percorrere una strada, come dire, autonoma, quindi per accelerare quindi l'attività. Quindi tutte le attività quindi saranno completamente finanziate con fondi privati.